Siamo con il presidente del Roma Club dell'Aquila, Vittorio Zingarelli, Riccardo Zingarelli. Per l'Aquila per la vita c'è Giorgio Paravano. Una giornata molto importante di sport e amicizia. Una bella giornata, i ragazzi sono stati in centro, presidente. Insomma, questa voleva essere e lo è una bella giornata di sport innanzitutto. Assolutamente sì. Siamo riusciti a cogliere l'obiettivo. Uno, ricordare la figura di Italo Foschi, che comunque è riuscito con grandissima volontà a fondare la Roma, la S Roma, e quindi questo è c'è un ricordo personale di mio padre, che era il nipote prediletto, e per me personalmente è una soddisfazione, perché essendo aquilano è un'occasione per stare insieme, per portare il nome dell'Aquila, per fare giocare i ragazzi dell'Aquila. Insomma, ancora non abbiamo smaltito questo benedetto 6 aprile, iniziamo a reagire. Il ricavato di questa partita, il Roma Club ha deciso di destinarlo all'Aquila per la vita. Noi lo diciamo sempre, non ci stancheremo mai, l'Aquila per la vita fa parte ormai del DNA di questa città, perché quello che fa, al di là di mille parole, è davvero prezioso, operativo e sul campo. Quindi manifestazioni d'affetto rinnovano l'amicizia tra l'Aquila per la vita e le tante realtà, come nello specifico il Roma Club. Sì, è un connubio perfetto. Devo dire, il presidente Zingarelli, Riccardo, siamo amici da una vita, quando ci ha proposto di essere destinatari, ovviamente siamo stati orgogliosi innanzitutto, perché ci sentiamo parte di una comunità di grande sensibilità, e la giornata di oggi lo dimostra in maniera compiuta. E io simbolicamente voglio donare un pezzo di cuore dell'Aquila per la vita al nostro presidente, al mio amico Riccardo e al presidente del Roma Club. Questa è la nostra mattonella, è il nostro. La facciamo aquilotto. Vedere. Beh, grazie. Chiedo, no, normalmente era meglio se fosse una bella ragazza. Ecco, infatti ha dovuto. Vabbè. Lo prendo io, ha voluto fare così, le è capitato Paravano, però ci accontentiamo lo stesso, grazie a tutti. Una bella giornata di sport, la Roma, anche la prima squadra, è venuta qui all'Aquila dopo il terremoto, oggi lei è voluto tornare per questa partita con i giovanissimi dell'Aquila Calcio e della Roma, che sensazione c'è oggi? È bella, l'aria che si respira in questa giornata è sicuramente di grande fascino. Vuoi perché c'è questo incontro amichevole di ulteriore socializzazione tra Roma e l'Aquila, ma poi perché sono andato un po' in giro per l'Aquila, ho visto la realtà, ahimè, ancora, nemmeno nel centro storico, ancora un po' troppo ritardata. So per amici aquilani che mi hanno riferito sempre della beltà, della bontà di tutto ciò che rappresentava almeno e quantomeno il centro storico, adesso vederlo ancora un po' sofferente, peccato, però tutto il resto è bello, come il senso da dare a questa partita, diciamo che sarà utile a chi ne ha bisogno. Lei ha colto proprio nel segno, cosa pensa di questo stadio? Uno stadio nuovo, uno stadio senza barriere, che effetto le ha fatto entrarci? Ma è bellissimo, sembra un gioiello, a dir la verità, perché intanto questo confronto è diciamo insieme di colori diversi, questo bel tappeto qua di moderna generazione. Questo complesso così bello, insomma, qui almeno bisognerebbe fare la Serie B, almeno. Beh, è un bel A questo, insomma, che l'Aquila Calcio vive una situazione societaria abbastanza difficile, un futuro molto incerto, è un bel augurio il suo. Sì, io spero, perché intanto l'Aquila è a un passo da Roma, questo per egoismo anche del tutto personale, poi penso che gli aquilani e chi sente, diciamo così, queste radici ha bisogno che almeno giri e un po' di fortuna accompagni questi cittadini che ne hanno bisogno dopo tante sofferenze. Quindi però si parte poi col denominatore comune del gioco del calcio, quindi il pallone è un vaso comunicante come
come meglio di tanti altri, per cui augurare la B mi pare il minimo, insomma, adesso al di là della capienza è tutto molto bello. Matteo Vespasiani è un collega, ha iniziato la sua carriera all'Aquila. La voce della Roma, l'Olimpico, è un piacere tornare qui oggi. Beh, il piacere è mio e soprattutto è sempre una grande emozione. Poi c'è la Roma, c'è l'Aquila, quindi ci sono veramente le due parti del cuore. Daniela, che dire, alla fine no, vedere i giovani calciatori con un grande educatore, un grande campione come Picchio De Sisti, poi alla fine è un po' la chiusura del cerchio. Italo Foschi, questo legame Abruzzo con la famiglia Zingarelli, insomma il cerchio si chiude, è una bella, una bellissima giornata. Picchio De Sisti diceva che questo stadio è sprecato per una Serie D, tu lo avevi già visto ovviamente? Sì, ne parlavamo stamattina venendo, gli ho detto guarda vedrai che c'è tutto per fare calcio, però poi alla fine manca sempre il centesimo per fare la lira. E abbiamo parlato anche di quanto sia complicato comunque oggi crescere a livello giovanile, è una missione che la federazione evidentemente deve mettere all'ordine del giorno. Mister, una partita sì, ma è soprattutto una bella giornata di sport questa. I vostri ragazzi hanno visitato anche l'Aquila, anche la ferita del terremoto. Insomma, sicuramente una storia di amicizia tra due società, anche l'Aquila e Roma, vicine anche geograficamente. Sì, no, senz'altro. È più importante quello che abbiamo fatto nella mattinata e nel primo pomeriggio con la visita al museo che la partita. La partita ne vediamo tante, siamo abituati, però quello che ti lascia una passeggiata della mattina in questi posti dove purtroppo si è stati un po' sfortunati, penso se lo porteranno dietro per sempre, più della partita. Di partite ne faranno tante di cose così importanti anche a livello culturale, sono poche le possibilità che si hanno per effettuarle. La Roma ha un settore giovanile bello, florido, solido. In Italia cosa si deve fare ancora, secondo lei, a livello di settore giovanile? Cosa manca ancora? Se manca. Io sono un po' critico. Secondo me si deve lavorare di più e meglio sul settore giovanile. È stato abbandonato il settore giovanile, è stato lasciato un po' alla deriva, secondo me, perché va curata più la qualità dell'insegnamento che si dà ai ragazzi. L'aspetto tecnico è stato tralasciato a favore dell'aspetto tattico e questo non ha aiutato alla crescita dei singoli, ma purtroppo questo dico è anche un problema di noi allenatori, perché alleniamo per arrivare, alleniamo per orgoglio personale, per leggere magari sul giornale il titolo ha vinto. Ecco. Se un settore giovanile non tira fuori i giocatori, per la prima squadra non ha vinto nulla e quindi secondo me si deve lavorare più sull'individuo che sulla squadra. Le chiedo anche un'impressione su questo stadio è un'opera che è stata data da poco, è uno stadio senza barriere, che effetto fa entrarci? È bello, bello, la prima cosa che ho detto, il Manto Erboso, purtroppo l'anno scorso ho perso la finale del titolo italiano al Mamuzzi, è uguale, stesso campo, stesso Manto Erboso. La cornice non è da D come Domodossola, ma è da B come Bologna, uno stadio del genere. Maurizio Ianni, il settore giovanile, il vostro settore giovanile oggi con questa partita della Roma, ma al di là insomma della gara in sé, una bella giornata di sport, perché è una storia di amicizia, di condivisione. Sì, sicuramente è una bellissima giornata di sport, ringraziamo tantissimo l'iniziativa, la S Roma e il Club Roma Zingarelli, col presidente Zingarelli dell'Aquila, perché ha dato la possibilità ai nostri ragazzi, sono tutti ragazzi aquilani che noi abbiamo formato dalla scuola calcio e abbiamo portato nel settore giovanile, di vivere una giornata così, un'esperienza secondo me indimenticabile per loro. Ecco, è anche un modo per misurarsi con un settore giovanile, quello della Roma, sicuramente insomma rispecchia un club di Serie A, questo è chiaro, però è un modo anche per voi per apprendere altre cose. Sì, noi sicuramente sono confronti che ci fanno crescere tantissimo. Non è la prima volta che partecipiamo a queste manifestazioni, l'anno scorso al torneo tricolore di Roma Est abbiamo affrontato la Juve, il Vicenza, il Bari, abbiamo perso 2-1 con la Juve l'accesso alle semifinali, per cui noi siamo una squadra dilettantistica, affrontiamo le squadre professionistiche con un anno sovraetà, quindi loro sono 2004, noi siamo 2003, però per quello che concerne il nostro territorio, il nostro settore giovanile, credo che sia una partita importante non solo per testare quanto siamo cresciuti, ma soprattutto per capire a livello professionistico come sono strutturati e dove
dove è un obiettivo da raggiungere per qualche ragazzo dell'Aquila da qui in futuro. Adriano Cantalini non è soltanto il responsabile della comunicazione di questo evento, è stato anche un po' l'anima a livello organizzativo, il papà a livello organizzativo, c'è stato un grande lavoro, però alla fine è prevalso quello che volevate, una bella giornata di sport e di amicizia. Sì, soprattutto una bella giornata in cui dei ragazzi di Roma e dei ragazzi dell'Aquila hanno trascorso una giornata insieme, hanno visitato i monumenti dell'Aquila, hanno fraternizzato, si è creata empatia fra di loro, hanno giocato, riso, scherzato, sono andati a pranzo insieme, sono andati a visitare la sala museo e adesso sono venuti qui per disputare la partita. La partita in fondo era l'ultima cosa che interessava di questa giornata. Il primo trofeo Italo Foschi doveva essere una giornata di festa, una giornata di sport, una giornata di giovani e ci è riuscito, penso, pienamente, con molto molto merito di chi ha voluto rispondere, perché fra altre cose tutto l'incasso verrà devoluto in beneficenza all'Aquila per la vita. La cosa che più mi fa da presuntuoso, perché in questo momento sono presuntuoso, e volevo soltanto ricordare che dalla morte di Italo Foschi, 49 a oggi, sono passati 69 anni, nessuno è riuscito a organizzare un torneo trofeo Italo Foschi, né la Roma né nessun altro. Ci è riuscito il Roma Club L'Aquila, Vittorio Zingarelli era il nipote caro di Italo Foschi, ci sono riusciti i pronipoti, i figli di Vittorio Zingarelli, Riccardo, Mauro, Anna Vittoria, Marzia, e questa è la grossa soddisfazione, insomma. L'Aquila riesce a dimostrare anche in campo nazionale, perché di questo trofeo se ne è parlato in tutta Italia ma anche in Europa, perché grazie all'UTR, l'Unione dei Tifosi Romanisti, il presidente Cassetti ha mandato la comunicazione di questo evento in tutto il mondo dove ci sono i club della Roma. Quindi in tutto il mondo si è saputo che oggi, il 7 giugno, nell'anniversario 91esimo, perché oggi inizia il 91esimo anno della Roma, finisce il 90esimo, inizia il 91esimo, c'è una partita che ricorda il fondatore della Roma, e questo secondo me è la cosa migliore che si potesse auspicare per questo club.